Ciao ragazzi, benvenuti qua sul mio canale, io sono Vivo Libero e vi do il benvenuto anche su Raft Survive On. Allora ragazzi miei, oggi siamo praticamente sulla nostra casupola. Come potete vedere ho allargato un pelino qua. Adesso vi faccio anche vedere un po' di cosucce perché mi sono portato leggermente avanti, però qua intanto avevamo messo le nostre tre ceste, qui avevo messo delle patatofore a snappolettare. Facciamo così, mettiamo anche, perfetto, tan mercoledì, ho subito mangiato quello che non dovevo mangiare, ma va bene lo stesso. Ok, mettiamo le nostre patatofole, che sono trua, ma dobbiamo andare anche a prenderci da bevere, perché se no, ragazzi, noi qui moriamo male, molto molto male. Dov'è il bicchiere zozzo? L'inventario zozzo, eccolo qua, zozzo. Quindi facciamo così, zozzo, e così, zozzo. Beviamocelo, curiamocelo così, beviamo l'altro bicchierozzo, mettiamo qua. Allora ragazzi miei, io direi che praticamente, ragazzi, io qua stavo già cercando, aspettate che prendo anche questa cassa, e così piano piano ho cominciato a prendere un po' di robuccia, perché non c'è più niente. Ok, avevo incominciato, ragazzi, a chiudere qua, poi pian piano chiuderemo, adesso non è un grosso problema, però facciamo una bella cosuccia. Intanto prendiamo questi assi qua che mi servono immediatamente, perfettamelo, eccoci qua, e dobbiamo vedere un attimino una cosuccia. Allora qua abbiamo sbloccato quasi tutto, siamo intanto a livello 15, dobbiamo sbloccare a livello 18. Andiamo a prendere questo, vediamo cosa possiamo mettere, che poi questa roba qua, ragazzi, noi la metteremo, ma vediamo un attimo dove metterla, perché io direi di aspettare anche un attimino, mettere le cosucce. Dobbiamo vedere un pochettino, perché questo è un acquario e io vi dico la verità, ragazzi, l'acquario non mi interessa per adesso, quindi siamo a livello 15. Quanta legna abbiamo per fare questo? Ce la possiamo fare a farne almeno un paio? Ne dubito. Mettiamo un attimino questo qua, poi allora qua io direi che mettiamo una finestra lì e una finestra la mettiamo qua, così il martello si è rotto, mannaggia lo spruzzo service. Ok, e sì, così vediamo un po'. Mettiamone un'altra qua e non abbiamo più legnozzo e ragazzi, dobbiamo andare a prendere la legna per forza, quindi mercola. Io direi di far così, andiamo nanna, e ci siamo svegliati. Vediamo un po' cosa c'è qui, si è avvicinato tutto. No, inventario, qua, non so se possiamo o no, facciamo così, vediamo se possiamo sparare, 2,
successo? Una cassa enorme. Cioè, ci hanno buttato giù una cassa. Ragazzi, non ho capito che cosa è successo. Qua è tutto. No. Ah, ecco perché. Ecco perché. Ma non la voglio perdere quella cassa lì. Ma neanche se piangiamo in cinese, almeno. Allora, andiamo a prendere subito quella, no? Però questa magari sì. Andiamo a vedere di qua. Salterà fuori? Oh no. Oh no. Dove sei, cassa? Abbiamo perso la cassa. No, mannaggia la sbrughetto. Cassa. Ah, eccola là! Non l'abbiamo persa. Wow! Abbiamo preso un mucchio di roba, ragazzi. Fatemi vedere. Allora, abbiamo preso una bella cassa stavolta. Vediamo un attimino. Allora, cosa ci ha dato? Pomodoro, giusto? Allora, due di semi che li mettiamo qua. No, non ci di cocco, no. Insalata. Però l'insalata vediamo, ragazzi, perché è 4 di acqua. Abbiamo ancora un po' di razzi, se dovesse capitare, ragazzi, possiamo ancora richiedere un'altra cassa. Quindi abbiamo capito che quando passano gli aerei, se noi gli lanciamo il razzo, invece che ci vengano a prendere, mannaggia la miseria, non abbiamo più da bevere e dobbiamo per forza andare a bevere qua. Quindi andiamo qua, così, mercoledì, ragazzioli, vabbè, mettiamola qua, ma non così, così, ok, e beviamo così. Beviamo subito perché, ragazzi, qua se no ci moriamo male. Così e così, perfetto. Okay. Allora, 4. Andiamo di nuovo qua e facciamo così e così. E ragazzi, qua abbiamo da metterne una qui di parete e una qua. Poi dobbiamo mettere una parete qui, che è quella che poi ci servirà. Non la metterò qua, o anche sì, ma no, lasciamola così. E qua, ragazzi, io metterò, tranne qui, che non abbiamo oltretutto più. Appena sbloccheremo le finestre, ragazzi, metteremo le finestre, perché dobbiamo poi mettere le nostre finestre anche, solo che finché andiamo avanti così, ragazzi, le finestre non le sbloccheremo mai, ma mai mai, ma proprio mai mai mai. Ok, ci ha dato quanto? Ah, pochissimo la carota. La carotazza molto poco. Però ci va il pesce, ragazzi, ci va il pesce. Il pesce ci va il pesce. Ci va il pesce. Quindi facciamo così, prendiamo questo. Beviamo. Lo mettiamo giù. Beviamo. E lo mettiamo giù. Ok.
Allora, qua ci siamo. Allora, dobbiamo fare un'altra cosuccia. Vediamo un attimino. Livello 16, sblocchiamo quello. Ah, due cose sblocchiamo a livello 16. Due cosucce che non ho capito cosa sono, ma va bene. Minchia, le finestre. Ragazzi, le finestre a livello 21. Cioè, che ci fanno a costruire la casa senza finestre? Senza le finestrelle. Cominciamo a mettere chisti, vediamo un po'. Vediamo un po'. Così, perfetto. Qui intanto qua non me la fanno mettere, va bene, non fa niente. Però se io mettessi, ma no, queste no, così. Devo provare una cosa, fatemi vedere. Mal che vada poi la tolgo. Se io mi mettessi qui e facessi così, la riesco a prendere e portarla fin qui? Se è sì, ragazzi, perfetto, ce la facciamo. Quindi io direi che possiamo mettere anche le nostre sniappolatorie. Sì, passa un po' attraverso. No, non ce la facciamo. Mannaccia lo splugo service. Di materiale. Ah, sante creole. Allora, così e così. Perfetto. Così, perfetto. Avete visto? Ragazzi, qua gli metteremo anche questa che sarà poi l'entrata della nostra cabina di pilotaggio che sarà qua. Ok, qua metteremo tutte le nostre quindi questa la metteremo qua e qui ragazzi metterò tutto quello con le finestre che così almeno siamo tranquilli. E boom, ok. Andiamo nell'inventario, prendiamo il nostro martello, lo mettiamo qua. E ragazzi, vediamo un attimino. Dobbiamo anche poi prendere un po' di pesce, eh? Quindi andremo poi a metterci. Allora, vediamo cosa ci ha sbloccato. Questa è. Vediamo un attimo una cosa. Se sono, dovrebbero essere, ragazzi, quelle reti che fermano i materiali. Se non mi sbaglio, dovrebbero essere le reti che fermano i materiali. Queste qui. Adesso poi dobbiamo vedere un attimino, perché può darsi che siano proprio quelle. Se non mi sbaglio, dovrebbero essere quelle, ma comunque abbiamo sbloccato un bel po' di cosucce. Allora, anche qua si avvicina tantissimo la roba. Quindi io direi che quasi quasi anche intorno qua, ragazzi, li mettiamo poi quelle reti lì. Dobbiamo solo vedere se proprio sono quelle lì. Intanto dobbiamo prendere quella.
sta piovendo. Ecco, come vedete, ragazzi, proprio, sono proprio quelle. Fermano proprio i materiali lì. Meglio, 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 perché almeno così, ragazzi, non le perdiamo, non li perdiamo. Non li perdiamo, quindi a noi ci serve veramente il materiale. Quindi abbiamo da prendere un bel po' di cose. Perfetto. Almeno adesso può incominciare a sembrare una zattera, ragazzi. Allora, vediamo un attimo se possiamo magari farne delle altre di queste. Abbiamo anche queste casse che potrebbero forse essere un po' più grandi. Proviamo, mamma mia, ragazzi. Allora, fatemi vedere se qua. Eh sì, ragazzi, ci sta molta più roba. Quindi io quasi quasi, ragazzi, mi faccio queste qui che sono molto meglio. Allora, facciamo una bella cosa. Io svuoto qua, cambio qua e secondo me, ragazzi, andranno meglio con quelle. Vedete? Fermano i materiali e noi abbiamo solo da fare il giro e andare a raccogliere. Cadiamo, finiamo qua. No. Perfetto. Vediamo se possiamo metterle anche qua, ragazzi, perché anche qua si fermano i materiali. Quindi andiamo a vedere di fare ancora di queste, non so quante ne possiamo fare, ma qui mettiamo una, due, tre e basta, perché non ce ne capitano più. Qua si fermano un po' i materiali, vediamo un attimino. Piano piano, ragazzi, vedete, stiamo praticamente migliorando, stiamo migliorando, migliorando. Dobbiamo solo vedere adesso di altro cosa andare a fare. Allora, quanto, ma le corde ce l'abbiamo, però da pirla ce l'abbiamo, le ce l'abbiamo qua, ne abbiamo fatte adesso 1,5 milioni, però non abbiamo spazio. Ma noi possiamo mettere questo. Legna ne abbiamo poca, legna ne abbiamo veramente poca. Andiamo a vedere se riusciamo a recuperare un po' di porcheria, ma qua mi sa che non ce n'è porcheria. C'è lo studio service. Vediamo un attimino se abbiamo. Scusa, ma non ho preso le corde. Sono un coglione, però. Sono proprio un coglione. E due, che sono proprio un pirlozzo sono. Allora, ok, mettiamo un'altra qui, basta, perché ok, non abbiamo più martello, però facciamo inventario. E non abbiamo più neanche il martello, quindi dobbiamo andare qui e facciamo così e merda, cacca puzzolente. Ok, perfetto, come potete vedere abbiamo già raccolto
un po' di roba. Allora, questo qua lo craftiamo, ragazzi, ce l'abbiamo, e vediamo se riusciamo a mettere 4, facciamo così, vediamo se riusciamo a metterne una e ragazzi, due, perfetto. Adesso proviamo a vedere se ci sta la pedana, ma non ci basta la linea. Quindi nada. Dobbiamo recuperare per forza quella roba là. Vediamo adesso la pedana se la possiamo mettere. No? Così, facciamo pedana. No, ce ne manca ancora uno di legna, mannaccia lo schifo. Mannaccia lo schifo. Adesso ce lo facciamo. Vediamo un attimino lì. Sì. Sì, no, là non ce la fa mettere la ragazza. Quindi dobbiamo tenere così per forza. Ma non fa niente, dai, non fa niente. Allora, fatemi pensare un attimino cosa dovevamo fare. Prima di tutto dobbiamo mangiare. Allora, intanto facciamo così. Inventario, stiamo morendo male. Inventario, no, e vi ho messo l'acqua. E ragazzi, io qua non riesco a capire perché non si riempie sta cosa. Non l'ho capita io sta cosa qua, perché non si riempie. Non lo riesco a capire, ma comunque. Allora, andiamo a vedere cosa si è fermato. Legno. Stracciolo. Un bel cacchio di niente, ragazzi. Si è fermata poca roba. Solo tutta sta porcheria. Questa è proprio roba che non mi serve. Sto cercando di fare le cose, abbiamo visto mettere adesso le queste cose qua. Io vorrei ancora fare altro, però il problema è che non abbiamo sbloccato ancora un cacchio di niente. Come potete vedere abbiamo ancora anche questo, che però ci servono 11 di legna, 9 di chiodi e 3 di queste qua. Il problema è quello, ragazzi, il tavolo sì, si può fare, ma se ci arriva il materiale, se non ci arriva il materiale. Bene, io faccio una cosa, ragazzi, intanto incomincio a chiudere qua il primo video e poi, ragazzi, io mi porterò avanti. Vediamo, vi porterò magari un video solo qua di un'ora. Questo è un'ora e mezza che sto registrando, quindi facciamo così, vi porterò un pezzo di video e basta. Bene, io ragazzi vi saluto, come sempre un grosso bacione, un grosso braccio da vivo libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei like, condividete e aiutatemi a portare avanti questo canale, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima.